Sì, in compagnia di Anna Patrassi, vittoria di cuore, molto sofferta, partita molto combattuta, 2 ore e mezzo di battaglia, alla fine ce l'avete fatta. Sì, vittoria di cuore, ma anche di frutto di tanti tanti allenamenti, di tanto impegno, di una preparazione molto importante alle spalle da parte del primo e il secondo allenatore di tutti. E sì, che dire, sono felicissima, è una vittoria strameritata anche perché abbiamo avuto una settimana molto difficile, ma non ci siamo arrese, ci siamo aiutate, ci siamo strette e quindi ce la meritiamo. Continuano alti e bassi, no? Nel senso che in vantaggio loro, anche nel tie-break, sembrava una sfida infinita e poi ecco, il cuore ha fatto la differenza. Sì, l'avversario c'era ovviamente, quindi è normale che ci sono stati alti e bassi. Noi siamo andati in vantaggio, poi abbiamo subito un po', però ripeto, probabilmente anche perché in settimana comunque si è lavorato, ma non eravamo tutte, quindi ci sta. Quanta sofferenza, però grande soddisfazione. Ormai lo sappiamo, a parte la parentesi con San Lazzaro che tutto sommato è andata via liscia, sappiamo che noi dobbiamo sempre soffrire così, speriamo di farlo vincendo come è capitato stasera. Non è stata da parte nostra la miglior partita sicuramente, loro hanno giocato invece molto bene in difesa, molto molto bene, ma sapevamo che era una squadra di valore, altrimenti non sarebbe stata al terzo posto. E l'aspetto estremamente positivo è stata la volontà di non mollare, la disponibilità da parte di tutte, che è una cosa che ripeto abbastanza spesso, però non è una cosa comune, perché Anna sapeva che sarebbe anche potuta partire dall'inizio oppure avrebbe dovuto fare degli avvicendamenti in corso. È stata molto, molto positiva e propositiva ogni volta che è stata chiamata in causa, così come tutte le altre. Il capitano, ad esempio, che ha gestito un momento estremamente importante in prima linea, e Giulia, Giorgia, sono molto, molto contento per questo, perché credo che molto di quello che stiamo facendo dipenda dalla qualità a 360 gradi di questo gruppo. E in partite come queste, ovviamente, viene fuori. Ripeto, non è stata sicuramente la miglior partita, ma siamo molto contenti per l'esito finale. Allora, siamo qui con Virginia Ristori e al di là della prestazione, insomma, del risultato finale 3-2, come giudichi comunque la prestazione della tua squadra? Allora, una partita giocata di squadra, senza né troppi cali né momenti di eccellenze singolari, però molto 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 di squadra, molto molto bene in difesa, non abbiamo mai mollato. Anche loro difendono molto bene, quindi in attacco abbiamo fatto un po' fatica a mettere il pallone in terra, però una prestazione soddisfacente, diciamo. Cioè, c'è un po' l'amarezza del tie-break, però soddisfacente. Bene, bene, bene di squadra, un buon punto di partenza per la prossima partita in casa. Partiamo dal presupposto che prendere punti qua non è facile, perché noi in casa cerchiamo di portare a casa più punti possibili, quindi onore a voi. E come giudichi la tua prestazione personale? Come ti sei vista, insomma, in campo questa sera? Allora, la mia prestazione è un po' altalenante, diciamo, un po' altalenante perché all'inizio ho fatto un po' fatica, sono partita un po' male, soprattutto ricezione, poi dopo sono entrata un po' in partita, meglio, meglio, dopo 6 e mezzo, una prestazione da 6 e mezzo. Io vorrei fare i complimenti a Virginia perché è la giovane che a me piace di più nel campionato, nel girone C, e quindi approfitto Mi della lusinga, rete nazionale salutinga. per farle questi complimenti e che vinca il migliore alla fine. Un saluto a tutti.